Sì, grazie Presidente. Ci troviamo, secondo me, ad una giornata storica. Sicuramente il tema può essere considerato da molti residuale, riferibile a una piccola nicchia, perché parliamo della possibilità di lasciare le proprie biciclette negli spazi comuni dei condomini. In realtà questa, per chi segue il settore della mobilità ciclabile, che poi lo voglio ricordare, parlare di mobilità ciclabile significa a 360 gradi parlare di mobilità sostenibile, parlare di trasporto pubblico, parlare di qualità della vita. Dicevo, per chi segue questo settore, in realtà è una battaglia che va avanti da tanti, tantissimi anni, perché fino ad oggi, a differenza che in altre grandi città italiane come Torino o Milano, dove da decenni esiste questa norma, a Roma mancava una norma nel regolamento generale edilizio, che appunto, come lei ha citato, risale agli anni 30. Nel Comune di Roma manca ad oggi una norma che consente appunto ai condomini di organizzarsi e di mettere a disposizione di chi non ha uno spazio dove poter lasciare la bicicletta, di utilizzare a questo scopo gli spazi comuni appunto dei palazzi. Questa norma, ripeto, l'introduzione di questa norma sarà molto importante perché consentirà appunto di dare la possibilità a tante persone, pensiamo a quei tanti palazzi costruiti a Roma tra gli anni 50 e 60, e dove magari non ci sono i box, non ci sono i garage, e quindi chi ha una bicicletta e magari abita ai piani alti se la deve portare sulle scale e poi magari lasciarla in balcone, lasciarla dentro casa, quando magari questi condomini hanno dei grandi spazi interni, dei grandi cortili, che però spesso gli viene negata la possibilità di lasciare la bicicletta. Questo noi daremo la possibilità sia per i condomini, per i residenti, ma anche ad esempio per chi lavora in uno stabile e la mattina per andare al lavoro quindi potrebbe lasciare la bicicletta nei locali di quello stabile. Ci tengo appunto, Presidente, a fare questa precisazione. Questa è una norma che è importante perché è all'insegna dell'intermodalità. Non stiamo parlando di un vezzo di qualche ambientalista che è fissato con la bicicletta, ma stiamo parlando di portare questa città nella direzione che già tante altre città italiane ed europee hanno preso da tempo, ovvero rendere il più possibile la città a misura di bicicletta. Rendendola a misura di bicicletta, ci tengo ancora una volta a precisarlo, significa renderla a misura di cittadino, significa renderla a misura di pedone, significa rendere e più accessibili i mezzi pubblici, significa aumentare la qualità della Un vita, attimo solo, significa. Grazie. consigliere. Consiglieri, cortesemente vi invito a prendere posto a garantire il silenzio in aula. Grazie. Dicevo appunto, parlare di mobilità ciclabile significa aumentare la qualità della vita delle città. Vuol dire, rappresenta non solo un modo di spostarsi, ma un modo di vedere, di vivere gli spazi urbani e soprattutto la socialità. Quindi appunto, senza Non voglio farla troppo lunga su questi temi che abbiamo affrontato spesso in quest'Aula e che mi auguro affronteremo ancora. Con questa norma si dà la possibilità appunto di utilizzare gli spazi condominiali per lasciare le proprie biciclette. E è un regolamento sul quale c'è stato un percorso molto lungo di confronto con gli uffici, con i dipartimenti, perché si trovava difficile l'applicazione a Roma mancando delle normative regionali o nazionali di riferimento fino a qualche tempo fa. Poi devo dire, lo posso dire tranquillamente, sicuramente ci è venuto incontro una nuova normativa regionale, sicuramente ci è venuto incontro la legge sulla mobilità ciclabile che, se non erro, guarda caso entra in vigore proprio oggi. Quindi una serie di norme anche a livelli superiori che hanno quindi rappresentato l'importanza di questo tema e confermano quanto non sia un tema semplicemente da qualche fissato della bicicletta e soprattutto sia un tema che hanno già affrontato anche gli altri schieramenti, quindi senza preclusioni di sorta. Quindi dicevo, introduciamo questa possibilità dopo un percorso di confronto lungo e faticoso con gli uffici, però devo dire poi la buona volontà e la determinazione del sottoscritto e dei colleghi che mi hanno dato una mano in questo percorso ha avuto la meglio e quindi riusciamo oggi a discutere questo provvedimento e a portarlo e a votarlo in aula. Dicevo appunto, Presidente, in conclusione, poi avrò modo di tornare sull'argomento in dichiarazione di voto o sugli emendamenti, perché abbiamo presentato molti emendamenti a questa proposta, proprio perché dicevo c'è stato un confronto che è durato alla fine un paio d'anni con gli uffici e quindi abbiamo presentato anche una serie di emendamenti per andare un pochino a sistemare questo provvedimento. Dicevo, può sembrare una banalità, ma questo è stato un provvedimento sentitissimo dalle persone.
Come molti sanno, io passo tante ore del mio tempo a rispondere alle mail dei cittadini, ai messaggi su Facebook e così via, per tenermi in contatto con i cittadini che rappresento, e vi assicuro che tantissime mail su questa proposta di regolamento mi sono arrivate nel corso degli anni, quindi a dimostrare l'interesse delle persone su questo provvedimento che, ripeto, può sembrare banale, ma banale non lo è, perché dà un segno di svolta, dà una indicazione di principio sulla quale deve andare questa città. Quindi ecco, Presidente, non mi dilungo ulteriormente nell'illustrazione e poi avrò modo di tornare su alcuni argomenti nel seguito della seduta. Grazie. Grazie, consigliere. Dichiaro...